Delle domande interessanti, soprattutto la cosa che mi ha fatto più piacere di tutto è che state delle domande. È stato un colloquio personale in realtà, dove l'attore è stato messo un attimo da parte e è venuto fuori insomma tutto l'aspetto della persona, di come agisco io nel mio quartiere principalmente e di come sto formando dei ragazzi, perché anche loro lo sono, quelli che poi facevano le domande. E di come ho creato una realtà che si chiama Nest, e quindi è stato bello poter dire agli altri come procedere. Non so se i personaggi che ho interpretato io sono legati al mio territorio. Alcuni sì, alcuni no. E dicevo appunto prima che io non è che ho interpretato dei ruoli che molti sono stati quelli dei cattivi, no? Ho interpretato semplicemente dei bambini che sono nati in dei posti sbagliati. Ognuno di noi è il sud di qualcosa. Se per territorio tu intendi sud, io mi trovo in un posto che si chiama San Giovanni a Teduccio, che è un posto difficile, si trova nella periferia est di Napoli, che però sta avendo il proprio riscatto grazie a una comunità di persone che finalmente si stanno ribellando a quei pochi che cercavano di opprimere quel quartiere e quella realtà. Quindi credo che poi dipende da dove ti trovi e rispetto a chi stai facendo questo ragionamento. Credo che ognuno di noi poi si trova al sud di qualcun altro. Quindi, boh, vediamo. Gli esseri umani cambiano i territori, cambiano i sud, cambiano i posti. Il mio quartiere ci sta provando e forse ci sta anche riuscendo. Guarda, quando sono arrivato, fondamentalmente la cosa che ho trovato è questo impatto allegro, gioioso, di grande energia, di grande empatia, a prescindere da chi sei e da che cosa hai fatto. Ho visto una grande. Ho trovato. Io sono una persona che va molto per emozioni, no? Quindi quando sono arrivato ho trovato tanti sorrisi. Questo è bello. Invece quando vieni agli altri festival forse bisogna essere seri, un po' come lo sei tu. E quindi ci atteggiamo a fare i seri. Qua invece metti da parte quella serietà e vieni accolto con il sorriso e sei pronto a regalare un sorriso.